15 anni, 16 anni di carriera, ne conosco tanti dei giocatori. C'è grossa serenità da parte mia perché non sono sicuro che uscirà fuori tutto quello che deve uscire per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, in maniera positiva, perché comunque io di tutti questi personaggi non ne conosco mezzo, tranne che Masiello, che comunque ci ha giocato insieme. È proprio il fastidio di dover, ecco, da ieri che devo spiegare il perché, il per come, e dove ci ho giocato, l'amicizia, e leggere poi stamattina sulla Gazzetta, su tutti i giornali. Dunque, una cosa estremamente fastidiosa, che dà fastidio, però ha colpito anche altri giocatori, perché non ha colpito soltanto noi, ha colpito Cannavaro, Buffon, Gattuso, ha colpito Totti l'anno scorso, cioè ne ha colpiti tanti di giocatori che poi erano estranei ai fatti o comunque erano amici o conoscenti o erano stati tirati in ballo da questi personaggi. Dunque, fa parte purtroppo del gioco. Io sono capitano di questa squadra e comunque referente di questa squadra l'anno scorso e tuttora. Dunque, ci può stare come discorso in generale, però io dall'altro lato sono molto sereno, perché comunque non ho avuto né contatti con nessuno di loro e tantomeno con Masiello. Noi la stiamo preparando al massimo, noi vogliamo giocarlo questa partita, perché il momento per noi è positivo, perché rimandarla potrebbe dire anche accumulare partite in poco tempo, invece noi abbiamo avuto la possibilità di preparare una partita questa settimana, anche se è stata anomala, però ci siamo potuti riallenare sul campo, allo stadio per 2 giorni, e per noi sarebbe importante, perché c'è voglia di continuare a giocare e di non interrompere questa striscia positiva, che comunque giocare tutte le settimane ti dà continuità e vogliamo approfittare del momento. Molto, e io mi auguro per questa temperatura che si possa giocare il pomeriggio, come ho detto tutto, perché come ti ho detto prima, perché secondo me giocare di sera a queste temperature sarebbe un problema anche a livello fisico per i giocatori. Dunque magari se si fa un passo indietro, magari cercare di giocare al pomeriggio ne gioverebbe lo spettacolo, la partita, noi tutti quanti, gli spettatori chi viene a vedere la partita, sarebbe meglio. Da quello che leggo dalla Juve, che loro si preoccupano poco degli avversari, mi sembra una squadra molto concentrata su se stessa, su quello che loro devono fare, su quello che sono loro i codici della squadra, dove devono andare a toccare per vincere le partite. Loro sanno come devono vincere le partite, dunque si creano proprio poco il problema dell'avversario, ma penso che sono molto più concentrati su quello che loro devono fare durante la partita. Quando vinci 2 scontri diretti, compreso la Coppa Italia, così secondo me la lancetta si sposta dalla parte della Juve, nonostante che Conte si continui a nascondere, però secondo me lui lo sa. È un ragazzo che si sta mettendo a disposizione, che ha grande voglia di crescere, grande voglia di imparare, come ho sempre detto, le qualità sono indiscutibili. Lui, per questo quando a inizio anno io dicevo deve rimanere qua, perché partite come quella di Lecce, partite come altre partite che ha vissuto, gli fanno bene per la sua crescita, perché sa che gli avversari lo temono, gli menano, e dunque lui deve essere forte e trovare in se stesso la forza di poter superare dei momenti difficili durante l'arco della partita, perché lui ha le qualità per poter far male sempre. La squadra è molto compatta, io onestamente dico la verità, sono molto fiducioso per quello che possa costruire questa squadra. In questo momento la nostra compattezza la stiamo trovando nella fase difensiva, nel non far giocare gli altri. E 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, davanti creiamo delle ottime occasioni. Dunque, però l'importante è che la squadra abbia una fisionomia, e noi in questo momento ci stiamo rivedendo in quello che propone l'allenatore, ci crediamo tantissimo perché i risultati arrivano, non viviamo come un problema il fatto di essere il penultimo attacco, perché sappiamo che comunque le occasioni le possiamo creare perché abbiamo giocatori di qualità davanti, dunque dipende molto anche dallo stato di forma di ognuno di noi.